iniziamo così chiacchierando l'ospite Edoardo Pittalis, una delle migliori firme del giornalismo veneto, firma del quotidiano Il Gazzettino, dove è stato anche vice direttore e adesso con un sorriso, me lo permetto, insomma, ha fatto carriera, è diventato direttore, perché insomma per la serie del C'è chi dice no, a metà luglio, seppur online, è uscita una nuova testata, si chiama E-Nord-Est. E appunto il direttore responsabile e direttore è Edoardo Pittalis. Allora, innanzitutto il perché di questa avventura, perché quando nasce un organo di informazione, da giornalista ne sono contento, ma viene sempre da chiedersi, tra virgolette, ce n'era bisogno? Io penso che ci sia sempre bisogno di informazione diversa, nuova, che si aggiunge. Un paese che ha molta informazione è un paese sicuramente più libero, dove circolano meglio le idee, qualunque tipo di idee, c'è il confronto. E poi anche perché viviamo un momento difficile per l'informazione. Ci sono meno lettori, prima la crisi economica, adesso questa da Covid ha portato a una contrazione dei lettori, la pubblicità è diminuita, il modo di avvicinarsi della gente all'informazione è notevolmente cambiato. Un'avventura online mi piaceva, è quando è una sfida, bisogna sempre affrontare nuove sfide, cercare di rinnovarsi, cercare di adeguarsi ai tempi e soprattutto di guardare in faccia alla realtà, perché anche il Covid ha costretto l'informazione a qualcosa di anomalo. Ormai i giornalisti vivono dentro i giornali, ma anche nelle televisioni, come dentro una campana di vetro, dalla quale sicuramente si vede tutto, ma non si sente. Cioè il mondo di fuori ha voci, odori e emozioni che da dietro la campana non si possono cogliere, per cui si racconta spesso senza che si capisca bene che cosa sta succedendo. Non si può uscire, non si può andare in giro, si è molto limitati. Allora è tempo che l'informazione viva di più in mezzo alla gente, Covid permettendo, e racconti quello che pensa la gente, non quello che pensiamo noi, perché spesso è autoreferenziale e questo non va bene. E il giornalista di lungo corso cosa sta scoprendo nell'online? Ma una frontiera nuova, diversa, un mondo col quale secondo me bisogna sempre confrontarsi per cercare di capire che cosa sta accadendo, anche i mezzi sono diversi. In fondo l'online che cos'è? È il modo più vecchio di fare informazione, che è legato alla parola scritta, col modo più giovane che è legato all'immagine in movimento continuo, devi usare meno parole di quante se ne usino su un quotidiano o su una rivista. Devi usare quelle più giuste, devi stare molto attento a non varcare la soglia d'attenzione del lettore che finisce per stancarsi presto e devi essere più immediato. Ma questo non vuol dire essere più banali, non vuol dire essere più superficiali, vuol dire anzi avere molta. È più difficile essere concisi con le parole giuste che avere la possibilità di scriverne tante e spesso inutili. Edoardo Pittalis è sicuramente la persona che può insegnare giornalismo. Nel caso riesce a insegnare o sta imparando? In questo caso insegno e imparo, forse più la parte che imparo di quella che insegno, però ripeto, io credo che ci si debba sempre mettere alla prova, a qualunque età e con qualunque esperienza si abbia. Non si finisce mai di imparare, come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai ed è un modo giusto anche per essere davanti alla situazione. Tanta esperienza nel quotidiano, mettendosi davanti ad un settimanale, cioè il direttore deve darne anche l'impostazione. Quali sono le differenze e come Ma ci si pone? tanto non sei legato alla cronaca come su un quotidiano. Il quotidiano è l'immediatezza, il quotidiano è quello che è successo e tu provi a raccontarlo, soprattutto nei giornali regionali, nei giornali locali, che sono quelli che hanno meno concorrenza da parte della televisione o da parte anche degli stessi media o media che ci sono in circolazione, dei social. Quindi il quotidiano locale, il online che cosa fa? Se è un settimanale, sceglie gli argomenti e su quelli punta. Cioè, quindi ogni settimana tu devi trovare almeno due o tre argomenti forti che possano catalizzare l'attenzione di un pubblico che il nostro è quello del Nord-Est.
principalmente quello del nord-est, quindi non è che andiamo alla ricerca di temi internazionali di grande spessore, a meno che non ci tocchino in modo particolare. Però il Covid, per esempio, con tutte le conseguenze, le reazioni, le applicazioni sul territorio, quello va benissimo. Il fermo in questo momento di tante attività, dal cinema al teatro, allo sport, alla ristorazione, anche questo va bene. Cioè, ti cerchi di capire attraverso i testimoni del tuo territorio che cosa pensa la gente e che cosa vorrebbe fare. Nel proseguire la nostra conversazione anche una nota di servizio, perché se la regia non mette il timer non sappiamo fino a quando dobbiamo e possiamo continuare la nostra intervista. E un settimanale online non è un po' in contraddizione con la velocità dello strumento? No, perché la velocità dello strumento non presume che tu non abbia la possibilità di riflettere, di pensare. Cioè, è un cattivo concetto questo. La cosa veloce non significa che debba essere velocemente consumata, ma anzi può restare. E può restare, può essere corretta, riproporzionata, riposizionata, però io credo che ci sia il tempo nella velocità per pensare, ed è quello che manca, è quello che spesso manca anche alla stessa informazione. Una delle cose alle quali stiamo molto attenti, non è che ci si riesca sempre, per esempio è la correttezza assoluta, il tentativo di non fare errori, di stare molto attenti alla grammatica. Essere veloci non significa scrivere per forza male o per abbreviazioni, io sono contro questo tipo di abbreviazioni. Un'altra delle cose a cui stiamo attenti è usare il linguaggio appropriato, non quello comunque popolare perché è fatto di abbreviazioni, perché è fatto di luoghi comuni, no. Cioè, io credo che i social, il computer, il mezzo informatico, l'online, abbiano l'esigenza di essere particolarmente corretti e particolarmente attenti a tutto questo. Il Nord-Est è diverso dal Triveneto, come lo si chiamava quando andavamo a scuola? Sì, è diverso perché una volta c'erano le tre Venezie, che poi sono strutturalmente nate dopo la Grande Guerra, quando si è unita l'Italia, il Trentino e il Friuli, quello che viene chiamato Friuli Venezia Giulia. Cioè, come sapete, il Veneto una volta, prima della Grande Guerra, era più grande di oggi, aveva la provincia di Udine in più, quindi era... Aveva il Friuli, dopo è cambiato, sono nate nuove regioni, per cui quelle che erano le tre Venezie, ancora nel dopoguerra, nell'enciclopedia Trecani, se uno cercava Veneto non lo trovava, doveva cercare Venezia Giulia, Venezia Eugenia, Venezia Tridentina per avere la dimensione delle tre Venezie. Il Nord-Est è un'invenzione un po' antica ma anche più moderna, perché io credo che il Nord-Est sia così come lo vediamo oggi, come lo assaporiamo oggi, come lo consideriamo, sia nato nei primi anni 90 ed sia stata una fusione più economica che politica e sociale, più economica che territoriale. C'era la grande forza di queste tre regioni, ma io direi che il nord-est italiano comprende anche l'Emilia-Romagna. Ma esiste ancora o è oggi un'invenzione geografica? No, perché ancora oggi questa è una delle zone più positive, non nel senso di Covid, certo, per carità, ma nel senso economico, in senso di proposizione, in senso di creatività, in senso di coraggio di tutta l'Italia. È vero che il Veneto è stato negli anni 90 e primi del 2000 una specie di piccola Baviera dell'Italia, una delle regioni, delle poche regioni italiane insieme alla Lombardia che potevano essere alla pari nell'Unione Europea, come forza, come capacità di esportare. Per cui il Nord-Est esiste. C'è stato un periodo in cui la sola provincia di Veneto, di Treviso, esportava molto di più di tutta la Grecia insieme. Il che vuol dire che quando si è parlato della crisi della Grecia, qualche cosa c'era di sbagliato, se una provincia come quella di Treviso era in export molto più forte. E allora il Nord-Est c'è come sentimento, c'è come creatività, c'è come forza economica che può andare avanti, che può guardare. Sicuramente questa crisi sta sconvolgendo molte cose, sta cambiando molte carte. Io penso che alla fine della crisi, quando usciremo da questo tunnel, che spero non così lungo come qualcuno immagina, potremo vedere un panorama
che però sarà fortemente cambiato. Resisteranno le strutture più forti, resisterà anche la tradizione, resisterà anche la storia, e questo, io credo che il Nord-Est ancora una volta sarà in grado di dimostrare la propria efficienza, lo ha già fatto anche durante i mesi difficili del lockdown. In qualche maniera il Nord-Est e in particolare il Veneto hanno dato una dimostrazione di essere un passo più avanti rispetto al resto d'Italia. Se in questa idea di Nord-Est aggiungiamo l'Emilia-Romagna, ci resta anche il Trentino-Alto Adige o è altra storia? Ma forse non è un'altra storia, anche il Trentino è abbastanza avanti con delle fughe in avanti un po', abbiamo visto anche in questa storia del Covid, noi apriamo tutto, noi facciamo così, e adesso una delle zone più colpite è proprio la provincia autonoma di Bolzano. Il che vuol dire che qualcosa non ha funzionato, che non basta sempre dire siamo i più belli, siamo i più forti, siamo i più ricchi, perché c'è sempre qualcosa che ti riporta alla realtà e ti fa fare i conti con la realtà. Per concludere, al direttore di Nord-Est auguro buon lavoro o buon divertimento? Buon divertimento, che vuol dire anche buon lavoro. Io sono stato fortunato nella vita, ho fatto quello che mi piaceva. Come diceva Enzo Biagi, se sapessero che ci piace tanto ci farebbero pagare gli editori, anziché pagarci loro. Insomma, speriamo a poco vicino di non arrivarci, quindi, però mi diverto ancora. Faccio solo le cose che mi divertono, altrimenti non le farei. Grazie ad Edoardo Pitalis, collega giornalista, qua in veste di direttore di questa nuova testata online, il settimanale è Nord-Est. Allora, buon divertimento. Grazie, arrivederci. Grazie, a voi alla prossima.